Una volta alimentato il sistema, verificare che il funzionamento dei LED della scheda sia corretto. I LED che indicano l'apertura in colore verde e la chiusura in colore rosso delle motorizzazioni si accenderanno sequenzialmente quando si alimenta il sistema. Durante il normale funzionamento del sistema, indicheranno il lavoro delle motorizzazioni. LED di alimentazione della scheda centrale, che deve essere illuminato in rosso in modo fisso. LED di attività della scheda centrale, che deve lampeggiare in colore verde quando la scheda è alimentata. LED di comunicazione del bus, che devono lampeggiare se è stato collegato almeno un termostato cablato. I LED per verificare la comunicazione radio sono tre. Il D19, illuminato in rosso fisso, che indica l'apertura del canale radio per l'associazione dei termostati. Il D18, di colore verde, che si illumina quando ci sono termostati radio associati alla scheda centrale. E il LED D10, che lampeggia ogni volta che riceve dei pacchetti di dati dai termostati radio associati alla scheda centrale. LED di comunicazione con il bus domotico che devono lampeggiare se ci sono elementi collegati a questa porta, ad esempio il web server. LED di ventilazione meccanica controllata che deve essere illuminato in modo fisso quando il modo di funzionamento del sistema è differente da stop. Ed infine il LED che indica lo stato di on-off della macchina, che deve essere acceso sempre quando sul sistema è stata richiesta l'accensione dell'impianto canalizzato.